Gentili signore e signori, buongiorno. In studio Massimo Bonella, a Pineta Oggi TV, dalla redazione giornalistica in collaborazione con Sites Web Network di Treviso. E benvenuti a Ecomondo 2000, che questa mattina sarà concentrato soprattutto sulle notizie che ci provengono da Genova. Abbiamo subito un'ultima ora di pochissimi minuti fa. Dunque, il sindaco di Genova, Marco Doria, è sceso fra la sua gente per fare un sopralluogo nelle zone alluvionate, ma è stato pesantemente contestato dai commercianti del centro storico. Pagliacci, ancora parlate, dimezzatevi gli stipendi, hanno detto i commercianti. Prendi la pala e pulisci, ha detto un altro. Il sindaco è stato anche offeso. Vai a casa, gli è stato così detto. Insomma, c'è questa situazione molto tesa in Genova, la gente è letteralmente infuriata. I genovesi e gli angeli del fango, cosiddetti, arrivati da tutta Italia, lavorano senza sosta per rimuovere fango e detriti. Scoppia la rabbia tra la gente che a soli 3 anni dall'ultimo disastro si ritrova a ricominciare da capo. Alzata per protesta una barricata vicino allo stadio Marassi. I danni stimati sono di 300 milioni di euro. La regione ha chiesto lo stato di emergenza. I danni, stima il governatore Burlando, sono maggiori di quelli di 3 anni fa. Scuole chiuse anche domani nel territorio comunale di Genova. Dunque, notte relativamente tranquilla, dove non si sono registrate emergenze, soltanto Imperiese è fuori dall'allerta 2, prolungata invece su tutto il resto della Liguria fino a domani. Preoccupazione per i temporali previsti già da questa sera su Genova e la parte di Levante. A Rapallo il torrente Boate nel centro della città è a rischio esondazione. Situazione critica anche per il fiume Entella e il torrente Lavagna. Invito dai sindaci della zona a non visitare in questi giorni le Cinque Terre. Pericolo frane e smottamenti. Arrestate a Genova 4 persone che rubavano, scusate, che rubavano merce da scaffali di locali alluvionati. Vediamo se abbiamo altre notizie sempre su questa situazione drammatica, molto drammatica. Dunque, Gabrielli praticamente denuncia che lo Stato è impotente. Vediamo cosa ha detto. Lo Stato è impotente nelle condizioni attuali, come si è visto giovedì a Genova, non è in grado di tutelare le vite dei cittadini. E la protezione civile è senza mezzi. È come se mi avessero mandato sul fronte con una scatola di aspirine per una guerra non voluta da me. È duro l'attacco che da Repubblica lancia il capo della protezione civile Gabrielli. Si torna sulle polemiche. Una previsione meteo è stata sbagliata, riconosce, ma la colpa di Genova e di tutte le calamità che stanno accadendo è del grande deficit culturale del nostro paese sul tema della protezione civile. Ed ora veniamo alle altre notizie. Naturalmente, se c'è qualche news dell'ultimo momento, interrompiamo il GR Comodo 2000 per darvi subito il breaking news. Veniamo alle altre notizie. Allora ci sarebbe questa, che se non fosse per il forte maltempo in Liguria, sarebbe la notizia in primo piano nel nostro GR di questa mattina. E si tratta di Rybke. Per il sindaco di Roma è stato uno schiaffo a Roma. Vediamo di cosa si tratta. Un vero schiaffo alla città di Roma, nessun luogo della capitale potrà ospitare il ricordo del gerarca nazista responsabile, lo ricordiamo, dell'atroce eccidio delle fosse ardeatine in cui persero la vita 335 italiani. È netto il no del sindaco Marino dopo la messa in memoria di Erich Priebke fatta celebrare dal suo legale nel primo anniversario della morte. La cerimonia sul ponte Sant'Angelo, caro ad Erich Priebke, e per questo scelto come luogo ideale della sua memoria, rimossi dal comune fiori, manifesti e oggetti in ricorso di Priebke. Beh, giustamente aggiungo io. Dall'estero, frontiera Ucraina.
Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato il ritiro delle truppe russe dalla frontiera con l'Ucraina. L'annuncio arriva dal Cremlino. Ecco, io vi ricordo, a tale proposito, e lo sottolineo molto bene, che per tutte le informazioni che riguardano la situazione in Ucraina, di andare a consultare il sito internet PandoraTV.it, la nuova televisione online all news diretta da Giulietto Chiesa, che anche Pianeta Oggi TV e Sites Web Network collaborano insieme. Ecco, ve lo ricordo dunque, PandoraTV, tutto attaccato.it. Ed ora, come sempre, diamo uno sguardo alle prime pagine delle testate online all news. Iniziamo con la nostra pianetaoggitv.net. Prosegue l'approfondimento sul caso unico al mondo di Giorgio Mongiovanni stigmatizzato. Vi proponiamo a taglio primo un'intervista esclusiva di Jaime Maussan a Giorgio Bongiovanni e stigmatizzato, collegato via Skype, trasmissione in lingua spagnola, perché come sapete questo personaggio è noto in tutto il mondo, quindi mo molto spesso queste interviste vengono realizzate anche in lingua straniera. Poi c'è un'altra intervista invece in lingua italiana, condotta dal sottoscritto per il settimanale Pianeta Oggi Report, in onda anche su tutto il circuito interregionale terrestre e radiofonico in FM Stereo, realizzata in occasione di un convegno che si era tenuto a Pordenone, o più precisamente sì, era stata fatta anche una conferenza, un piccolo convegno, però erano radunate un po' tutte le associazioni che lavorano a favore della vita, per la salvaguardia di bambini di strada, le redazioni Antimafia 2000, e quindi ecco, c'è stato questo punto d'incontro, questi approfondimenti. Nell'occasione sono riuscito poi io a realizzare una intervista molto, molto interessante, anche perché al termine di questa troverete un'estrapolazione delle analisi molto approfondite che Giorgio si era sottoposto per studiare la natura delle stimmate documentate dal giornalista Jaime Maussan con all'epoca la televisione messicana Televisa Messico, canale 4. Dunque, poi abbiamo sempre nella home page alcune notizie flash, tra cui ecco sempre questa presenza strana di queste scie chimiche, così si vengono chiamate, sopra i cieli d'Italia, in modo particolare qui si fa riferimento ai cieli del nord-est d'Italia, con il classico punto in comune. Queste strisce poi ad un certo punto si toccano, creano un punto in comune. Insomma, c'è veramente da dire che se queste sono rotte degli aerei, sono delle rotte ben precise, sono insomma, per noi veramente strane. Ecco, cosa sta succedendo? Su questo c'è molta documentazione, c'è anche un presidio molto interessante a Pordenone che sta parlando di questo, che sta portando alla luce questo fenomeno, perché insomma non sono scie diciamo di gas di scarico, ma c'è ben altro. Queste scie che poi si dilatano e fatalità le vediamo sempre quando sta per arrivare una perturbazione. Allora sì, ci sono qua molte supposizioni, molte ipotesi che siano per controllare il clima, per modificare il clima, per modificare le precipitazioni. Quindi poi quando mi vedo queste bombe d'acqua o un'estate addirittura inesistente o appena piove arriva giù subito un'aria fredda che sembra di ritornare a gennaio o febbraio e magari siamo in pieno luglio, ecco, fa pensare, fa sospettare. Quindi tutto questo per noi deve essere motivo di approfondimento giornalistico, quindi oggetto di studio. Incontreremo questo presidio a Pordenone, lo porteremo magari in studio, magari in occasione anche del settimanale, il nuovo settimanale radiofonico Pianeta Oggi Eventi dal Mondo, ma di questo ne parleremo. Vediamo ancora cosa c'è nella homepage, andiamo rapidamente perché il tempo sta andando avanti, siamo in ritardo. Dunque, ci sono poi degli articoli tratti dalla testata giornalistica All News Online Antimafia 2000, come questo, per esempio, Massima Allerta Palermo, proiettile da guerra israeliano di Aaron Pettinari. Leggete l'articolo, è molto interessante. Poi ancora un altro settimanale Pianeta Oggi Reporting, nell'occasione abbiamo un'intervista a Giulietto Chiesa che ci fa un po' il punto di quello che sta succedendo in Ucraina. E
E poi anche in fondo pagina un'intervista esclusiva di Pandora TV che noi abbiamo solamente fatto altro che prenderla e ripeterla nella nostra homepage di pianetaoggitv.net, un'intervista esclusiva, dicevo, a Julian Assange. È questo per quanto riguarda la homepage di pianetaoggitv.net. Vediamo adesso la prima pagina di Antimafia 2000. Abbiamo la Notte della Repubblica, la Guzzanti eversiva di Giorgio Bongiovanni, poi ancora processo trattativa, Riina, Bagarella e Mancino non saranno al Quirinale. Poi un altro, e questo è di Lorenzo Baldo, un altro articolo, il PD è morto, Matteo Renzi, il suo becchino di Saverio Lodato. Poi ancora trattativa, Mannino Subranni, Contrada e la Falange Armata di Lorenzo Baldo, che ricordo è il vice direttore di antimafia2000.com. Poi alcune notizie. Dell'ultima ora, mafia, la DIA confisca beni per 500 mila euro. 19 ottobre, marcia Perugia-Assisi, 763 adesioni da 480 città. Fava sulla rivendita delle aziende confiscate alla mafia e caos. Poi ancora, mafia, Borsellino, chiesta condanna per pentiti Tranchine e Candura. Conto mafia 2014, è partito il conto alla rovescia. Poi vediamo un attimo, Mafia News, c'è un altro spazio, Mafia News si chiama, quindi potete benissimo vedere, ci sono altri articoli e poi a seguire le opinioni. Vediamo adesso invece al sito informativo dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone, dunque nella home page in evidenza abbiamo La Notte della Repubblica, poi a seguire sempre articoli tratti da Antimafia 2000. Una condanna ingiusta e infondata, qui si parla di De Magistris, poi Hong Kong, grande è la confusione sotto il cielo, Turchia, i curdi che resistono e accusano Ankara di aver finanziato l'ISIS, interessante questo andare a vedere. Poi un altro articolo, basta balle sul caso Scarpinato, qui siamo di nuovo in antimafia. Poi ritorniamo dall'estero, Ucraina, 5 anni di galera per gli omosessuali, succede Lugansk, dei separatisti. Poi ancora, dunque, l'inesistente ripresa economica degli Stati Uniti. Poi abbiamo anche il nostro settimanale radiofonico, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, nuovo programma radio. Che qui si ricorda che ogni domenica alle 18:30, quindi prendiamo l'occasione di ricordarlo anche noi qui da Sales Web Network, ogni domenica alle 18:30 ci sarà un approfondimento giornalistico su tematiche legate alla salvaguardia della vita del nostro pianeta. Trasmissione che poi verrà ripresa e ritrasmessa al giovedì sera a partire dalle ore 22 da Sites Web Network e li fa ecco naturalmente pianetaoggitv.net. Questa trasmissione, ricordo, è condotta dal sottoscritto. Non c'è altro se non che vi ricordo che tra poco, dopo le ore 13, intorno alle 13:20, 13:30, su Eden TV ci sarà appunto la messa in onda del nostro settimanale Pianeta Oggi Report, che come sapete ha una versione sia televisiva su un circuito di TV interregionali, tra cui Sites Web Network, e anche radiofonico in FM stereo, e ci sono anche delle emittenti radiofonico su Sites Web Network. Si differenzia perché è online. Dunque, vediamo se abbiamo delle ultime ore sulla situazione drammatica di Genova. No, non c'è nulla al momento, quindi io direi di chiudere qui questa edizione di Ecomondo 2000. In studio Massimo Bonella, vi dà appuntamento alle repliche e quest'oggi, a questo pomeriggio alle 18:30 su Radio Piper Fontana Fredda con Pianeta Oggi, eventi dal mondo FM 88800 per tutto l'Alto Adriatico. Per chi ci segue da fuori ambito regionale può sintonizzarsi su Sites Web Network giovedì sera alle ore 22, come ho detto prima.
al sito selfwebnetwork.it e potrà quindi riascoltare la trasmissione di approfondimento Pianeta Oggi, eventi dal mondo. È veramente tutto, linea ora a Rosario Moreno per il proseguo della programmazione musicale. Arrivederci e buon proseguimento.